Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, eccomi che ritorno con Yu-Gi-Oh! Lemion Duels. Siamo rimasti alla battaglia da fare contro Mokuba Kaiba, il fratellino di Seto Kaiba, come voi sapete. Iniziamo subito il duello. Qui non ho portato nessuna modifica al mio deck perché non ho sbloccato grandi carte da Tristan, quindi lascio così com'è. Allora, nello scorso duello è stato un po' noioso per aver fatto attendere parecchio. Spero che questo duello ci sia un po' di colpi di scena e che ci sia un po' più veloce. Vedremo subito. Allora, ok, mettiamo solo questa. Allora, vediamo cosa abbiamo qui. Mettiamo prima questa, poi mettiamo questa, poi mettiamo questa. Ok. Mettiamo questa carta. Allora, voglio prima attaccare perché non conosco bene il suo deck, cosa abbia sotto le carte coperte. Ah, un altro, ok. Ah, questa carta la uso spesso, il ratto gigante. È una carta molto buona. E praticamente quando vuoi distruggere la carta, lui potrà scegliere dal 1500 inferiore d'attacco, mossa di tipo terra, dal vostro deck. Allora, visto che a me mi servono dei mostri, e allora io userò altri mostri per attaccare. Che userò questo. Ah, ce ne sono due. Ok. Ok. Gli togliamo 500 life points, meglio di niente. Ok, mettiamo un altro mostro in posizione d'attacco. Attacchiamo il mostro coperto. Ok. Un altro elefantino. Un bel deck. Ok. E fino a qui tutti contenti. Allora, voglio evocare un altro mostro visto che... Cos'è? Cosa è successo? Ah, ok, mi ha negato l'evocazione. Ne approfitto per attaccare con questi mostri. Okay. Attacchiamo lui. Attacchiamo il mostro coperto. Ok. Evochiamo il nostro grandissimo Pegaso numero 44. Facciamo questo. Facciamo questo. Ok. Ai, adesso mi ha messo un po'. Mi preoccupo un po'. Allora, per maggiore di sicurezza metterò un mostro in posizione di difesa. Quindi, non si sa mai. Attaccheremo il mostro coperto. Ok, non ho attivato nessuna carta trappola. Va bene.
Niente, con le due carte magie trappole allora posso andare tranquillo per adesso. Sacrifichiamo Cala la maestra spada per evocare il nostro grande Hades sovrano oscuro. E ti pareva che me l'ha sbattuto dritto al cimitero, però non fa niente. Attenzione a questo. Ok, prossimo turno se continuo così sicuramente vincerò il duello. Evochiamo il drago alato numero 1. Allora, vuoi attaccare col drago alato visto che guarda un po'. Ok, attacchiamo questo qua e alla fine quel nostro guerriero Amazones. Ecco qua ragazzi, il duello si è concluso qui. Infatti è stato velocemente questo duello. Ecco, è sbloccato durante Mokuba Kaiba, ricetta deck pianta rettile. Vediamo, abbiamo sbloccato questo. Questo non so. Ah, drago millenario molto bello, lo so, molto spesso Joy Wheeler. Gladiatore bestia sedelli, non so chi sia. Cosa è questo? Quando si attiva l'effetto di mostro devo l'effetto mischiato deck, tipo. Vabbè. Equipaggio solo un mostro di pensetto. Ok, cos'è questo? 12. Drago verità maligno. Ok. Meglio di niente. Sì. A 22, con grazia e congedazione, spiazza la Mokuba Kaiba, continua a scalare la vetta di successo B. Eccolo lì. Niente ragazzi, abbiamo sbloccato Duke Devlin. Niente, grazie per aver visto questo video, spero che sia stato del vostro gradimento, spero che nel prossimo video sia un po' più interessante. Bene ragazzi, lasciate dei commenti, mettete solo dei pollicioni nel mio video e condividete il video. Mi raccomando che ci tengo su questo, eh. Un salutone, ciao ragazzi.